Nella campagna vaccinale, Regione Lombardia ha unilateralmente deciso che alcune figure professionali dovessero precedere altre, rompendo ancora una volta un'omogeneità di criteri nazionali e conseguentemente innescando una competizione tra lavoratori e cittadini. Lo affermano in una nota congiunta i sindacati dei lavoratori dei trasporti lombardi, di CGIL, CISL e UIL, che continuano a chiedere un'omogeneità nazionale nei criteri e nella modalità della campagna vaccinale, perché anche questa priorità per tutti il paese non diventi causa di ulteriori disuguaglianze e ingiustizie. Non si capisce per quale ragione Regione Lombardia non consideri i lavoratori dei trasporti come lavoratori più esposti e quindi bisognosi della priorità del vaccino, quando in questi mesi, in questo anno, abbiamo visto quanto i lavoratori del trasporto delle merci e delle persone sono stati essenziali. E non capiamo per quale ragione Regione Lombardia fino ad oggi ha deciso di identificare delle priorità tra i lavoratori, mentre le indicazioni nazionali sono indicazioni omogenee. Questa cosa rischia di creare disuguaglianze fra i lavoratori. L'idea che siano le aziende a vaccinare i propri lavoratori crea una distinzione fra chi è occupato e chi non è occupato, i lavoratori delle grandi aziende che verranno vaccinati e i lavoratori delle piccole aziende, quelle più fragili, che rischiano di non essere vaccinati. Disuguaglianze di cui non abbiamo bisogno, perché se abbiamo capito una cosa è che questa pandemia ci rende tutti uguali e tutti assieme ne dobbiamo uscire. Abbiamo appreso dalla stampa che Regione Lombardia ha fatto un accordo con le aziende e ancora una volta si dimentica dei lavoratori.